Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. La partita di oggi è tra Brindisi e Parma. Un saluto da Fabio Caressa e da Luca Marchegiani, che mi affiancherà per il commento tecnico. Ciao Fabio, buon divertimento a te e a tutti gli appassionati che amano questo grande sport. Partita è iniziata. Palla larga in profondità. Fase di stallo. Se ne va. Vuole la profondità. Prova la conclusione. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. È sempre incoraggiante arrivare per primi al tiro in porta. Questo dovrebbe mettere la partita in discesa per loro. Cassano. Il Brindisi ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. I tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Cassano, Santana, il Brindisi non è riuscito a fare nemmeno un tiro in porta finora. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Cassano prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Può provare. Cerca di contrastare la pressione dell'avversario. Riceve in aria. Ecco il tiro. E c'è il gol. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. Brindisi si porta in vantaggio 1-0. Ma è la sua natura. Quando la squadra ha bisogno, lui c'è. Gazzola. Ci mette. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. E qui forse meritava un giallo. Il richiamo per adesso è solamente verbale. Prova il tiro. Conclusione sul fondo. Cassano. Prova il cambio di gioco. Santana! Vince il duello fisico e fa su il pallone.
palla riconquistata immediatamente. C'è la palla lunga in avanti. Prova il filtrante. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Finiscono così 45 minuti di calcio, una prima parte non certo avara di emozioni nonostante ci sia un solo gol a referto. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio, ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 fino a questo momento, partita che rimane sostanzialmente equilibrata. Il direttore di gara ha dato via alla seconda frazione di gioco. Il Brindisi deve scegliere che strategia adottare ora. Continuare a spingere e cercare un altro gol, oppure aspettare l'avversario e puntare al contropiede. Di sicuro non possono pensare solo a difendersi, sarebbe troppo rischioso. Il gioco riprenderà con la rimessa dal fondo. Prova a verticalizzare. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Il Parma non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno... Qui c'è il tiro! Si è liberato bene, peccato per la conclusione non molto precisa. Voleva il tiro da una posizione meno defilata e si è portato verso il centro. Questo è un giocatore che sa vedere la porta. Il Parma non ha fatto bene nell'ultimo turno e a finire sul banco degli imputati è stato soprattutto il tecnico. Le critiche fanno parte di questo mondo, gli allenatori, tutti gli allenatori ci sono abituati. In questo caso, devo dire la verità, Fabio, mi trovano anche d'accordo perché il modo in cui ha messo in campo la squadra non mi ha assolutamente convinto. C'è movimento lì a bordo campo e dunque forze fresche in gioco. Santana sta ricevendo parecchie attenzioni, chiamiamole così, dagli avversari. Non è una sorpresa, quando un giocatore finisce sul tabellino dei marcatori viene identificato come pericolo pubblico numero uno. Si allunga e trova la palla. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Lungo passaggio in avanti. Il Parma ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Non possono fare altro che continuare a insistere. Proprio così. La difesa riesce a spezzare l'azione. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Santana la gioca a sinistra. Santana oggi è andata a segno. Ci mette il fisico e conquista il pallone. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. E no, niente, è finito in fuorigioco. Vedo movimento a bordo campo. Eh sì, stanno cambiando le carte in tavola. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco.
mette in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Uno scontro combattutissimo, ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato. Una vittoria risicata, non del tutto convincente sotto il profilo del gioco, ma comunque molto molto importante. E non mi resta che salutare tutti, compresi i tecnici che hanno lavorato a questa diretta. Grazie anche al nostro Luca Marchegiani.